Stiamo vivendo una settimana molto calda sul fronte delle banche centrali, la decisione della Banca Centrale Europea giovedì, così come sul fronte macroeconomico, il PIL USA. Cosa fare in borsa? Comprare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Ma metto in tavolo una carta rossa, cui lo scenario precedente venga negato, mi metto a ribasso sul Nasdaq. I livelli a cui entro sono 11.375 per un target di 100 punti, quindi in area 11.275 e uno stop loss in area 11.530. Avevo già fatto vedere a Roma su cosa si basano le mie analisi, si basano su dei diciamo squilibri di volume che ci sono in alcune zone piuttosto che in altre. Ho dato una veloce occhiata anche a Mastercard per rispondere al telespettatore e ho visto che ci sono una zona di forte volumi che io definisco aree di fair value in area 3,28-3,27, in quell'area lì. Quindi penso che Mastercard possa recuperare quell'area lì, non penso che si possa spingere oltre su il punto più alto di volumi che ha, che è in area 3,50, perché dovrebbe essere anche accompagnata da un movimento al rialzo di tutti gli indici, che non penso potrà essere così scontato, diciamo. Staremo a vedere come usciranno i dati. Secondo me i due dati principali che muoveranno il mercato saranno il CPI, che è il dato sull'inflazione, e il dato sull'occupazione, che sono poi anche i driver della Fed per decidere sugli aumenti dei tassi. Quindi un dato buono, che vuol dire dati inflazione ancora alta e occupazione ancora alta, dovrebbero essere negativi per le borse. Viceversa, un'occupazione in calo e un'inflazione in discesa dovrebbe essere per assurdo cosa buona per le borse, perché il mercato sconterà minori rialzi di tassi di interesse. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.